si è svolto a Teramo il primo salotto musicale Blibio Web dell'Istituto Alessandrini Marino, dedicato al grande cantatore teramano Ivan Graziani, a cui l'Istituto ha intitolato la sua biblioteca digitale. L'intitolazione è stata voluta fortemente da tutto il corpo docente e è servito anche questo ad avvicinare gli studenti non solo alla musica, ma un artista teramano così importante che tanto ha dato questa città, che è stato ambasciatore veramente in Italia della teramanità. E inoltre si attiene benissimo anche alla musica, perché qui è possibile anche non solo studiare, approfondire tutte le questioni inerenti al mondo, diciamo, no? Perché ci sono giornali online, riviste specializzate, è una biblioteca aperta anche ai genitori addirittura e a tutti gli studenti. Presenti nell'auditorium dell'Istituto la moglie di Ivan, Anna Bischi Graziani, che al termine dell'evento ha visitato la biblioteca digitale intitolata proprio al grande Ivan. Questa è una cosa che mi onora e fa molto piacere a me e ai miei figli, cioè perché tutti questi giovani così che vengono a conoscere Ivan è una cosa bellissima, devo ringraziare veramente tanto. Io penso che la musica è un mondo, il mondo della musica, che ti preserva da tante cose brutte, insomma, perché io vedo che i ragazzi che suonano comunque, io perlomeno che sono molto a contatto con i giovani per questa faccenda del concorso, e vedo che sono tutti bravi ragazzi così, quindi meglio la musica della strada, insomma, quindi questo secondo me è un messaggio giusto che deve passare.